mangia panino. Mangia panino. Allora, Benedetto, ancora una volta sei stato decisivo, determinante, come ha detto il mister, sei il bomber di questa squadra, con 4 gol, no? Quindi, insomma, stai tirando, come dire, la carretta in questa squadra. No, ma al di là del gol era importante dare continuità ai risultati, più che altro, quindi venivamo da una vittoria bella come quella di Campobasso ed era difficile ripeterci, anche perché se non sbaglio l'ultima vittoria risaliva al Perugia l'anno scorso, quindi c'era anche un po' di tensione anche in questo, il fatto di non aver vinto ancora in casa. Questo è venuto, quindi mo non ci resta che dare continuità a tutto quello che stiamo facendo. Un gol è sembrato, forse il portiere non si aspettava che quella posizione la mettesse lì, forse. Sì, diciamo che ho visto un po' la barriera non messa benissimo, ecco. Quindi a volte vedere le cassette in Giappone ti sorprende, non serve a niente, perché loro magari hanno visto la posizione di Campobasso e si aspettavano. No, diciamo che ecco, quando si arriva sul pallone poi diventa una sfida tra te e il portiere, quindi basta un attimo per cercare di fregarlo. Sono contento per i tre punti e per i miei compagni, che comunque sai, si soffriva non vincere anche giocando bene, quindi anche se oggi non è stata secondo me una prestazione come le altre volte, però è importante che abbiamo portato a casa i tre punti. Si può dire che si sta iniziando la risalita? Ma si può dire che dobbiamo guardare partita dopo partita, senza fare programmi né progetti a lunga gittata, quindi i nostri obiettivi sono a distanza di una settimana, quindi ci tocca una trasferta importante e difficile come quella di Teramo e poi vedremo a gennaio dove siamo arrivati. Io ho giocato anche a Teramo. Peccato anche oggi, ne ho parlato anche con Provenza che si è portato un altro pubblico, il pubblico che continua a mancare. Ma questo penso che sia la cosa più brutta della partita, ma penso di tutta la stagione della Vigo. La gente deve star vicina a questa squadra, perché comunque in una città dove penso che non ci sia quasi più niente di bello, lo sport è l'unico viatico di distrazione e di esaltazione, quindi è giusto che venga preservato, ecco. I tifosi devono darci una grossa mano, perché so benissimo e loro sanno benissimo quello che possono dare alla Vigo Lamezia. In questo momento ci stanno mancando, mi auguro che con i risultati possano ritornare a essere quella spinta in più che gli altri anni sono stati. Insomma. Come è la gente, no? È quella la sì, purtroppo sì, anche se i risultati è normale che è la migliore cura di tutto. Come stai vivendo questo momento? No, tranquillo, tranquillo, mi sto solo levando delle soddisfazioni di gente che parlava tanto, e quindi la migliore risposta è quella che non si dà, ma è quella che si fa. Quindi per dirla alla Renzi non è da rottamare ancora. No, diciamo di più. Senta, hai riflesso a prendere la mira bene, punizione, era da un po' meno sentito. Sì, a parte di campo, sì, diciamo che diciamo che è dall'anno scorso, penso che, o due anni fa. L'anno scorso con me, vabbè, diciamo che l'anno scorso è stata un po' un'annata particolare, quindi niente, ripeto, mi auguro di far gol in qualsiasi modo che possano servire però la vittoria della squadra, perché poi se hanno fine a se stesso non servono a niente. Senza nulla togliere, diciamo, a mangiare pari d'inizio stagione, però quello che stiamo vedendo ormai da diverse domeniche ci sembra proprio in condizione, vediamo proprio molto più preciso, deciso a giocare e velocizzare. Sì, dai, vabbè, tutto sta dal... È una questione di condizione fisica che... È di testa, più che altro, quindi... Anche se il mister non lo fa... No, al di là della fiducia, che poi la fiducia si sa benissimo che si conquista solo se vai in campo e fai quello che ti chiede comunque l'allenatore, o meglio ancora se riesci a far gol, però è durante la settimana, durante la cercare sempre di migliorarsi. È normale che quando si arriva in età... magari dopo i 30 invece di allenarsi di meno ti dovresti allenare di più proprio per perfezionare il tuo fisico, che comunque è sopra i 30. Va bene. Grazie a voi. Ciao, grazie.